Oh ragazzi, ci troviamo ovviamente davanti al credo, ma direi di sì, simbolo di Berlino. Il simbolo più importante di Berlino, che è la Porta di Brandeburgo. È stata veramente importantissima per tante cose, tra cui la vittoria della Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, oppure comunque la divisione che c'è stata tra Berlino Est e Berlino Ovest era segnata fino alla Porta appunto di Brandeburgo. Insomma, tante cose storiche molto belle che vi invitiamo, se vi interessa, a seguire sui canali dedicati. Ma comunque è un... Perché noi non le sappiamo. No, ma adesso potremmo anche dire, ma non è questo il contesto. Comunque è uno dei simboli di Berlino, ovviamente molto bella, maestosa, chiaramente ci si passa sotto, sopra c'è la quadriglia. La quadriga? Quadriga. La quadriglia, cioè. C'è la quadriga della, con la statua della vittoria. Stai a guardare. No, basta. La quadriglia, cioè. E molto molto bello, alla fine appunto della via qua, ed è vicino al Reichstag, dove andremo tra poco. Qualche immagine adesso della Porta di Brandeburgo, ma poi ci dirigiamo al Reichstag, perché sono già quasi le tre e abbiamo, ricordatevi, il museo degli antichi egizi da vedere alle 17. Abbiamo avuto anche una pausa, una incredibile emergenza bagno che abbiamo per fortuna risolto camminando 26 km. Ma non è vero. Vabbè. Ma comunque la giornata è stupenda, la porta è qua davanti, il giro continua. Ma la ciambellina non ce la facciamo? No. Break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. Ricordatevi anche che la Porta di Brandeburgo è molto bella al tramonto. Quindi, se avete possibilità, passateci anche al tramonto, perché si illumina di un bel colore rosso. È molto bella. Ho visto qualche video. Noi non credo che ci arriveremo al tramonto oggi, però, se ci siete, passateci al tramonto. E ovviamente ultimo passo in realtà di questa gita molto classica di Berlino è il Reichstag, perché è la sede del Parlamento, uno dei palazzi più imponenti e grandi e maestosi di Berlino. Era stato distrutto completamente durante la Seconda Guerra Mondiale e solo negli ultimi anni, decine di anni chiaramente, è stato rimesso a posto perfettamente. Hanno aggiunto la cupola, che non vedete bene, ma c'è una cupola trasparente, simbolo di trasparenza e dell'unione delle due Germanie, quindi sai com'è. È un po' il leitmotiv di Berlino. È veramente bello, non si può entrare. In questo caso abbiamo provato anche a prendere il biglietto prima, ma hanno chiuso le visite probabilmente. Si potrebbe andare sulla cupola solitamente, in questo periodo no, però bellissimo. Ovviamente anche questo, di fianco alla Porta di Brandeburgo, un posto da vedere assolutamente se venite a Berlino. E questa che vedete alle mie spalle è l'ufficio del governo federale, che è di fianco appunto al Parlamento. Molto bello, sulla Sprea, bello scorcettino. Adesso stiamo cercando di andare in giro per vedere se riusciamo a inquadrare bene la cupola. Ma prima di andare al museo, non te la vuoi fare una ciambellona speciale con un caffè Costa? Sei contenta di questa pausa ciambella? Sì, moltissimo, non vedevo l'ora. Ed è una meritata pausa ciambella con un ragnetto di caramella che andrò a mangiare. Povero. Cioè, poi, ma vi dico la verità, non farò neanche impazzire le ciambelle, però un po' di zuccheri ci stanno. I came here to party. I'm not
ragazzi, siamo finalmente dentro il Pergamon Museum. Non posso parlare tanto, è pieno di storia, ma questa che vedete alle mie spalle è praticamente la strada di Babilonia e ci sono un sacco di cose veramente, veramente belle. Io adoro tutta questa storia antica dai Sumeri, agli Egizi, eccetera. Vediamo un po' di immagini insieme. Ragazzi, è difficile far capire la magnificenza di queste cose, opere architettoniche. Avete visto, c'è Roma, c'è tutto, perché sono veramente grandi, ripulate qua pezzo per pezzo, una roba stupenda, gigante. Ragazzi, siamo usciti dal Pergamon, un'oretta abbondante siamo stati, non di più, perché per due motivi. Il primo è perché comunque c'è un'area in meno, avete visto, grande assente l'altare di Pergamo, che dà il nome al museo, però purtroppo non si può, è in ristrutturazione. La seconda è perché siamo distrutti, siamo già quasi a 20 km di camminata oggi, ma non è facile, devo dire la verità, far vedere un museo in un videoblog. Spero di essere stato bravo a mostrarvi le cose più belle, qualche dettaglio, e mettere i nomi. Appunto per me stesso nel futuro, spero che tu abbia messo i nomi. Sarei fatto bravo. No, comunque ci sono tante... Non l'hai fatto bravo lo stesso perché era difficile. Era difficile, tante cose belle, come dicevo, sono pezzi di storia, a partire dagli Assiri, Romani, storia islamica, Turchia, insomma, cioè tanta roba, non è... Non voglio essere qua a raccontarvi la storia del museo che trovate nel museo. Semplicemente perché non ne sono competente e perché secondo me, se venite qua appunto, potete osservarla da voi stessi. Adesso ragazzi, sono le 6 praticamente, torniamo dopo appunto 20 km, torniamo in albergo a riposarci un attimo, a farci una doccettina e poi direi che come ultima sera andremo ancora a mangiare fuori in zona nostra, qualcosa di non troppo complesso perché abbiamo mangiato abbastanza e fatto la merenda con le ciambelle come avete visto, quindi... Però è stata una giornata impegnativa, ma molto bella. Ne riparleremo sul finale del video. Ragazzi, per l'ultima sera siamo tornati ad Alexanderplatz per fare un giro. Forse un po' di shopping. Forse un po' di shopping, mangereccio per farvi vedere qualcosa. E per andare poi al pub finale dove mangeremo stasera, speriamo, se c'è posto ovviamente. Stiamo andando in una zona diversa dal solito, cioè quella che avevo visto due giorni fa. Una zona piena di negozietti, piena di belle luci, di colori, di sasse, tipo Vicenza alla fine. Dilli che cosa c'è di bello a Vicenza. C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi. Ragazzi, niente, ci abbiamo provato, siamo stati rimbalzati in almeno 5-6 posti e non riusciamo a mangiare perché sono tutti pieni, è giustamente venerdì sera e una volta che andiamo a mangiare alle 6:30 ci fregano, quindi purtroppo
dopo altri 6 km di camminata per trovare un posto c'è solo una soluzione. E invece no, la soluzione non demorde, ragazzi, abbiamo trovato un posto di cucina tipica berlinese. Siamo distrutti, ma riusciremo per l'ultima cena a mangiare, tipico, meno male. E finalmente facciamo anche un vero brindisi nel video. Salute a voi, ragazzi, che avete visto questo viaggio a Berlino con me. Sempre buone. Ragazzi, con la stanchezza nelle ossa, ma con una fame ancora più grande, per stasera ho preso un bel fegato fritto. Esatto, un bel fegato fritto con purè e insalatina e cipolle, ovviamente. E io devo ammettere che c'era anche lo stinco, ma alla fine ho detto: ma vuoi mettere il fegato fritto, quanto è buono? Cosa devo dire? C'è duro il fegato, come fare un amarlo fritto? Veramente buono. Siamo però veramente stanchi. Shu ha preso una schnitzel, che adesso vi inquadro, vi faccio vedere, anzi mentre parlo. E siamo veramente stanchi. Ci vediamo poi in camera per un piccolo resoconto, perché quello vero poi sarà domani, prima di partire. Ed eccoci alla nostra stanzetta di albergo, con Shu che si sta struccando, distrutti. Oggi, ragazzi, 25 km di camminata. Tante cose viste, tante avanti e indietro. Ma è stato bello anche la cena, meno male, siamo riusciti a mangiare. Abbiamo mangiato anche bene, tipico, questo mi è piaciuto come ultima sera. È stato tutto molto bello da vedere, un po' veloce il Pergamon, devo dire la verità, però al tempo stesso, col fatto che era anche chiusa un'ala, va bene così, cioè comunque ci siamo goduti di un bellissimo spettacolo. Domani ci sarà il volo, quindi noi ci salutiamo domani, dove faremo anche un piccolissimo resoconto della vacanza, ma intanto, ragazzi, buonanotte. Ragazzi, ci siamo, buongiorno, siamo in aeroporto, abbiamo fatto tutto abbastanza tranquillamente e il viaggio finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere un po' di cose, 2 giorni di Berlino, alla fine si può vedere quello che si può vedere, ma abbiamo visto tante belle cose. È un viaggio corto, per carità, perché comunque, a parte i tempi che abbiamo di lavoro e tutto, comunque abbiamo deciso, visto il periodo, di non fare viaggi molto più lunghi, ma abbiamo notato tante belle cose. Tra l'altro non è difficile viaggiare, come vi dicevo, basta avere il Green Pass, basta stare un po' attenti quando vai nei posti. Qua in Germania in realtà non è che c'è stata molta esagerata attenzione verso tutte le cose Covid. La Germania è molto bella, devo dire che, a parte attraversare le strade che non si capisce mai quei rossi così, qua quando cazzo bisogna passare, e a parte i lavori, è stato tutto molto molto bello. Spero veramente che vi sia piaciuto e spero di fare presto un nuovo viaggio da farvi vedere. Quindi, ragazzi, da me e Shu un salutone e spero di vedervi presto in un prossimo viaggio, ma comunque ci vedremo in un prossimo video. Bella! Ciao.